Un lancio di successo che parla moltissimo italiano e quindi ci rende ancora più orgogliosi. Ovviamente Vega, il lanciatore, è realizzato principalmente dall'industria italiana, ma a bordo c'era per la prima volta un distributore di satelliti, l'SSMS, che aumenta enormemente la flessibilità di lancio di Vega e che permette, questa volta ha permesso di consegnare in orbita 53 satelliti provenienti da moltissimi clienti di nazionalità diversa. E questo distributore è stato in parte realizzato anche dall'industria italiana. E a bordo, come carico utile, c'erano dei satelliti sviluppati di nuovo dall'Italia. Uno di questi era un ulteriore, se vogliamo, postino perché aveva a bordo dei satelliti più piccoli e è andato a consegnarli in orbite diverse, quindi anche questa è un'innovazione sviluppata dall'industria italiana. E poi c'era anche un interessantissimo laboratorio orbitante che aveva a bordo quattro esperimenti di farmaceutica e biologia, e questo invece è il risultato di una collaborazione importante tra Italia e lo Stato di Israele. Quindi decisamente una missione che parla italiano e segna fortemente il ritorno alle attività spaziali dopo questo periodo di rallentamento a causa dell'emergenza Covid. Quindi è un momento veramente importante per lo spazio italiano.